Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, la Juve Under 23 che perde ancora, perde al Silvio Piola di Vercelli. Allora, questa era una di quelle partite che avevo già messo nella categoria delle perdibili perché ci poteva stare, ma il problema è che adesso questo filotto di sconfitte rende anche le partite perdibili imperdibili, nel senso che se prima con un certo andazzo si poteva perdonare una sconfitta con la Pro Vercelli, col Novara, col Piacenza, con la Carrarese, con le squadre più forti. Adesso diventa la situazione, la classifica è molto, molto deficitaria, molto preoccupante perché la Juventus adesso è in piena zona retrocessione e rischia di scendere. Che è inutile negarlo, la squadra non sta girando. Io non so se la squadra è una squadra che commette degli errori che non sono, non sono buono, non riesco neanche a commentarli, degli errori a volte incredibili. Non voglio pensare che si giochi contro l'allenatore, non lo voglio manco immaginare, però c'è da dire che qualcosa non sta funzionando proprio nello spogliatoio, qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Questa è una batosta per l'ennesima volta, fortunatamente 1-0, tra l'altro fa male anche per quello. La Pro è un'ottima squadra, però quando finisce la partita 1-0 sul gol sul rigore, insomma, c'era la c'è sempre questa possibilità, c'è sembra quasi sempre che la Juve potrebbe fare di più e non riesce a fare. E il motivo per cui non riesco a farlo non lo so, non riesco a capirlo. Fatto sta, brutta sconfitta, la Juve è ancora ferma, ancora a secco di vittorie in trasferta. E, ripeto, 5 sconfitte consecutive oggettivamente non si possono vedere per qualsiasi Juventus, non soltanto la prima squadra, prima Under 23 donne, cioè anche i pulcini non possono perdere 5 partite consecutive. E quindi adesso vedremo, la Juve non ha ancora diramato nessun comunicato, staremo a vedere. Sicuramente questa è una situazione che non può fare felice la società, perché comunque punta molto sulla squadra B e i risultati non stanno arrivando, ma proprio stanno arrivando risultati pessimi, pessimi. Complimenti alla Pro Vercelli dunque che vince, e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!